time to play the game. Time to play the game! Bella a tutti ragazzi, sono Jump, sono qui, finalmente ritornato sul mio canale per tornare a caricare video. Oggi ragazzi ho deciso di ritornare con un grandissimo ritorno sul mio canale, ovvero Clash of Clans, che tra l'altro è stato un gioco veramente abbandonato perché tutti voi stoltoni siete andati a vedere video di gente che lo fa per voi, la gente che lo fa per noi, dove gemma, dove sbusta tutto quel cavolo di casino che c'è su Clash Royale. Mi sono rotto veramente le palle, sono qui appunto ritornato perché voglio fare l'alternativa e poi ho detto facciamo un video su Clash of Clans, torniamo all'origine, al primo e vero gioco della Supercell. Comunque ragazzi, se nelle spalle vedete il mio letto tutto disfatto è perché stanotte ho avuto una notte calientissima con Alessandra, no, non è vero, perché lei è al mare, quindi mi sono accontentato della mia mano destra. Ok, a parte le cagate, adesso ragazzi torniamo seri su Clash of Clans. Cioè ragazzi, questo è un gioco che mi è mancato da portare sul canale. Non che non ci ho giocato in questo periodo, perché come vedete ragazzi ci sono tantissime novità. Perfetto, risorse raccolte. Allora, non so neanche dove vi avevo lasciati col mio villaggio, però vi voglio raccontare un po' come si è evoluto. Se vedete, sono ancora di municipio 9. È tutto maxato, compreso nel penultimo, mi sembra, aggiornamento che avevano fatto, avevano introdotto la possibilità di maxare le trappole a scatto. Io le ho maxate già tutte, anche le bombette, tutto, ho già maxato tutto, tutto l'impossibile immaginare. E come sapete stavo finendo di migliorare le mura dal livello 9 a livello 10, è una cosa veramente impossibile da fare da solo, mi ci vorrebbe veramente tantissimo tempo. Infatti adesso chiederò aiuto magari a mio padre, visto che lui è anche un appassionato di questo gioco, che ci gioca molto più di me e mi ha già superato come livello. Lui è già addirittura livello al municipio 10, quindi chiederò se ogni tanto farà qualche attacco per me, perché è una cosa impossibile, perché appunto come sapete ci vuole 3 milioni di oro per fare un fottutissimo blocco, madonna, come direbbe Zeb, se lo prendo lo spezzo, gli ficco un pugno nel culo. Allora ragazzi, andiamo a vedere la situazione degli eroi in casa Jumbo. Vedete che come al solito è tutto nella norma, tutto maxato. Gli eroi sono un po' indietro per il mio livello, forse, non lo so, ditemelo voi. Li ho a livello 20, potrei già, se non erro, potrei già mettere il Rebarbaro a dormire. Infatti sì, posso mettere il Rebarbaro a dormire, lo farò a fine video, quando farò questo ultimo attacco. Tra l'altro ragazzi, ora che mi ricordo, c'è stato l'aggiornamento di agosto, che adesso vi faccio vedere, dove andiamo a leggere insieme, perché ancora non l'ho letto. Eccolo qua: danni del cannone aumentati per i livelli 11 e 14, hanno aumentato il danno dei cannoni, i guaritori attivano le trappe aeree come già accadeva in passato. Ah, perché fino adesso non le faceva, non ci ho fatto caso, ma non ci ho fatto veramente caso a questa cosa qui. Adesso le andremo a provare se i guaritori attiveranno le trappole, perché io nel prossimo attacco vedete come utilizzo le guaritrici. La velocità di movimento del minatore è stata ridotta, quindi chi se ne frega, sono ancora livello 9. E l'attaccante può schierare un numero maggiore di unità prima che l'artiglieria aquila si attivi, quindi una cosa che a noi non ce ne fotte un cazzo. Sempre a proposito degli aggiornamenti di Clash of Clans, tutti stanno chiedendo questi fottutissimi reali che si possono utilizzare in guerra. E invece la Supercell ha dichiarato che per il momento non vorrà far utilizzare gli eroi in miglioramento durante la guerra. Io proprio questa cosa non lo capisco, perché se io dovessi ipoteticamente passare di livello, andare al TH10 e io comprassi la Torre Inferno e la metto, la posiziono, e mi metto in guerra, io me la ritroverei in guerra, in difesa. Io proprio questa cosa non la capisco, perché una Torre Inferno sì e un reale no? Proprio è una cosa veramente fastidiosissima, perché chiaramente non si può fare una guerra senza il Rebarbaro o senza la Regina. Saresti da handicap, faresti da handicap al tuo clan. Clan ragazzi che tra l'altro andiamo a vedere è sempre il solito, quindi sono sempre i jackass, io mi trovo qui, ci sono sempre i soliti, c'è la mia ragazza, c'è mio papà, c'è un po' di gente, ci sono un po' di iscritti, quindi se volete passare trovate qui il clan in descrizione. Siamo un po' di meno perché adesso la gente va, viene con la storia delle vacanze, va a salutare le persone e quant'altro. Comunque i jackass, qui trovate il codice tag se volete venirmi a trovare. Basta con le minchiate, ho detto troppe minchiate, sì lo so. Parliamo di fatti, andiamo ad attaccare e le truppe che andrò ad utilizzare oggi sono 2 golem, 19 maghi, un pack, 8 spaccamuro, 3 guaritrici che andranno ad aiutare la regina
e un archetto perché non sapevo come riempire quel buco di merda. La guardia termina tra 25 secondi, quindi andiamo a cercare il nostro avversario, la nostra prima vittima, il nostro grande ritorno di Jumbo su Clash of Clans. Lo dobbiamo fare nei migliori dei modi. Boom! Cioè ragazzi, proprio... Ma manco un secondo, cioè la gente... Un secondo ho skippato e ho trovato questo villaggio al primo skip. È assurdo, ragazzi, è assurdo. Allora, analizziamolo un attimo. Allora, il nero è qua. L'arco X è lì. Ok, va bene, va bene, va bene. Si può fare, non è un villaggio infattibile. Allora, andiamo a posizionare i nostri golem qua. I nostri spaccamuri qua. La nostra regina seguita dai taglialettrici qua. Perfetto, siamo entrati bene. Re Barbaro pecca. Una curina qua che fa da supporto a tutto questo casino qua. I spaccamuro, gli ultimi spaccamuro se ne vanno a fare in culo. Questa scritta di merda la devono levare dalle palle proprio. Ma oh merda, c'è le truppe. Veleno, veleno, veleno. Ok, stiamo procedendo abbastanza bene. Stiamo procedendo abbastanza bene. Vedete il casino che si sta creando con le truppe lì. Utilizziamo una bella salto qua. Prepariamoci a usare una cura. Ok, la nostra regina sta subendo un po' troppi danni. La usiamo il suo potenziale. Anche il re barbaro. Puttana che botta che ha preso lì il re barbaro. Andiamo a curare qua i nostri amici golem. Perfetto. Merda, merda, guarda, guarda la regina, idiota, idiota la regina. Guarda, non sono riuscito a fare la Queen of Walk. Aspetta che metto questo archetto qui, che magari mi tira, no, me la favo full, ma una stella ho fatto. È stato un attacco un po' sfortunato, però aspetta che la regina sia forse un po' ripigliata. Se le guardatrici si mettessero in posizione un po' meno storta, bravissima regina, brava regina, bravissima. No, la regina è proprio handicappata. Tira giù, bravissima. Ok, ok. Possiamo ancora continuare coltivare il nostro sogno di fare due stelle attraverso la potenza della regina. Sì, si è rimasta la nostra regina. Allora, ragazzi, è un attacco parzialmente riuscito. Cioè, come risorse non siamo andati male. Tra l'altro, ho uno spettatore, qualcuno mi sta osservando. Sarà il povero cristiano a cui sto disfando il villaggio. Questo è l'attacco che io sto utilizzando in questo momento per fare risorse e per salire di coppe, perché la mia intenzione era quello di tornare in Lega Campioni. Ci sono riuscito, ma poi ho fatto due errori come un cretino, che ho appoggiato malissimo il dito e sono sceso di coppe perché avevo schiacciato sui TH10 così a caso. Sapete quando vi sparte una truppa, un cazzo di arciere, così mi era partito. Comunque, nel senso, regina è costretta a morire perché ha subito tantissimi danni. Ho fatto 81%, ho rubato praticamente tre quarti delle risorse. Non è male considerando il bonus della mia lei, che è pure il bonus stella, quindi abbiamo preso assolutamente un buon bottino. Ragazzi, salutiamo il nostro re barbaro, lo mettiamo a dormire, e mettendo a dormire il re barbaro, io metto a dormire anche Jumbo, perché adesso vado a registrare altre cose, siccome sono intenzionato a ritornare seriamente e attivamente su YouTube. Quindi ragazzi, supportatemi con un bel mi piace questo nuovo inizio di avventura. Io lo chiamo inizio, anche se non è inizio, questo nuovo rinizio di avventura su YouTube da parte di Jumbo. Quindi ragazzi, da Jumbo è tutto. Andate.